Il Pescara non tradisce nel pomeriggio più difficile, rialza la testa, batte il Pisa e riaccende la speranza. Play out a quattro lunghezze, squadra compatta, equilibrata e fortemente determinata. Al di là dei freddi numeri di un sistema di gioco a fare, la differenza è sempre l'atteggiamento. È l'ABC del calcio, le formule sono sempre relative. Conta lo spirito, conta la mentalità nell'ambito di una organizzazione che poi deve esaltare le peculiarità dei singoli. Corsa e sacrificio. A rilevare in maniera preponderante è sempre la distanza tra i reparti. È nettamente migliorata la condizione atletica generale, precaria al contrario nelle prime disastrose 9 giornate di campionato. Altro pesante fardello lasciato in eredità, non è affatto un dettaglio. Il tecnico campano ha centrato il piano partita. La squadra ha corso di più e molto meglio del Pisa. Fase di non possesso impeccabile. I biancazzurri hanno difeso bene e attaccato con pericolosità. Grassadonia. Da sottolineare proprio il grande sacrificio dei due esterni, Galano da una parte e Capone dall'altra, che poi hanno dato qualità anche al gioco. La scelta di schierare, perché noi non ci abbiamo preso la formazione iniziale, abbiamo schierato tutti o più o meno tutti le due punte, no? Seter con Odgar e un trequartista. La motivazione, la ratio di questa decisione, perché il Pisa spingeva, o meglio in teoria avrebbe dovuto spingere molto sulle fasce, poi non si è visto in realtà. Bravissimo. Il Pisa è una squadra che costruisce tantissimo sugli esterni e quindi avevamo bisogno di due giocatori che riuscissero a bloccare inizialmente le loro sortite e poi avessero gamba per ripartire. Ma tutta la squadra, anche i due interni, hanno fatto un grandissimo lavoro. Odegaard fa un lavoro molto sporco, ma poi ha una qualità immensa quando recupera palla. La ricetta è questa, ci vuole sacrificio, spirito, passione, abnegazione, orgoglio, dignità. Ed ora 7 partite all'epilogo. A Pasquetta, ore 15, biancazzurri di scena a Monza. Brianzoli terzo in classifica, ma in crisi. Prima della sosta sono stati travolti in casa dalla Venezia. Nell'ultimo turno hanno evitato il KO solo allo scadere in casa della Cenerentola Entella. Nelle ultime 4 gare una sola vittoria, 2-0 sulla Reggiana, 2 sconfitte e un pareggio. Brocchi si giocherà la panchina. Recuperati la manna Boateng e Armellino. Nessuna speranza per Gitkier, in dubbio Balotelli, Bellusci e Mota Carvaio. Nel Pescara out Memuscia, Ibalzano, Drudi e Bocchetti. Solo un crampo per Maestro, che però rimane in dubbio al pari di Gut, Tabanelli e Rigoni. Nulla è impossibile, crederci sempre, arrendersi mai.